I tre elmi in bronzo presenti in questa sala provengono dal fondale a nord di Levanzo. Recuperati tra i 70 e gli 80 metri di profondità, si inquadrano nel contesto archeologico sommerso della Battaglia delle Egadi. Questi elmi, di tipo Montefortino D, erano in uso ai soldati imbarcati sulla flotta romana. Il loro ritrovamento è di eccezionale importanza perché questi reperti sono stati rinvenuti nel loro contesto più autentico, cioè il campo di battaglia, che nel caso della prima guerra punica si colloca in mare aperto all'interno di un'area di oltre 3 km quadri. L'elmo Montefortino prende il nome dal sito della necropoli di Montefortino, nelle Marche, in cui furono rinvenuti numerosi esemplari che poi diedero il nome al tipo. Si tratta di un elmo dalla forma semplice e dal peso contenuto. Nonostante queste sue caratteristiche, esso forniva adeguata protezione per il campo di battaglia. Gli elmi Montefortino erano dotati di una robusta calotta conica. In cima all'elmo era posizionato un bottone apicale, in alcuni casi forato. Il foro serviva per il posizionamento di un pennacchio con la funzione di far apparire più alto il soldato. Sul di dietro, l'elmo è caratterizzato da una sporgenza orizzontale che fungeva da paranuca. Gli elmi di questo tipo erano dotati di paragnati di mobili, a differenza degli elmi corinzi, che invece le avevano fisse.